Valentina Parco, del Parco Lombardo della Valle del Ticino. L'intervento è recupero della funzionalità fluviale e delle connessioni ecologiche nella Valle del Ticino. Sì, allora buongiorno a tutti e grazie anche agli organizzatori che danno la possibilità di essere qua oggi. Allora, il mio intervento, quando si aprirà, ha un titolo molto generico, perché appunto parla in generale di riqualificazione, funzionalità fluviale e connessione ecologica in tutta la valle, ma oggi mi soffermerò su un ambito particolare del parco, che è più o meno situato nella zona centrale e che è stato oggetto in questi ultimi 15 anni di un articolatissimo e complesso insieme di interventi. Prima di iniziare però nell'illustrarvi questi interventi volevo evidenziare due aspetti che mi sembrano importanti, e cioè che, come penso molti di voi sanno, magari qualcuno che non conosce bene il Parco del Ticino magari non sa questo pezzo, che appunto la Valle del Ticino è probabilmente il corridoio ecologico più importante di tutta la pianura padana, perché questo nastro azzurro e verde per i boschi perifluviali che lo circondano connette praticamente le Alpi agli Appennini ed è l'esempio sicuramente più funzionale di tutta la pianura. Tuttavia questa valle, che appunto è stata colonizzata fin dall'antichità, non è semplicemente un corridoio ecologico, ma è purtroppo per certi aspetti anche un corridoio infrastrutturale, cioè la posizione strategica fra Lombardia e Piemonte, Milano e Torino, chiaramente lo pone come ambito strategico anche per tutta una serie di connessioni infrastrutturali, ferroviarie, stradali, aeroportuali, abbiamo l'aeroporto di Malpensa all'interno del parco, che in parte ne impattano e compromettono la funzionalità. Quindi, sebbene il parco in 40 anni abbia, in 45, abbia effettuato molti interventi di riqualificazione fluviale, quelli più propriamente detti, una delle sfide penso più difficili, ma che sono state anche più stimolanti e sembra insomma che stiano dando anche buoni risultati, è quella di ricucire o migliorare situazioni di frammentazione che già esistevano prima dell'istituzione del parco o dei due parchi, perché poi in realtà c'è il Parco Lombardo e il Parco Piemontese, e quindi queste sfide sono quelle su cui il parco si è più speso, proprio perché era necessario per dare veramente funzionalità a questo corridoio che venissero eliminate alcune situazioni particolarmente problematiche. Chiaramente l'altro ruolo era non creare nuove situazioni di frammentazione. E appunto questo ambito di cui vi parlavo riguarda questa zona centrale del parco, che viene attraversata sia dall'autostrada Milano-Torino e in tempi più recenti poi anche dalla linea ferroviaria alta capacità Torino-Milano. E quando alla fine degli anni 90, anni 80, inizio anni 90, si cominciò a parlare del progetto di realizzazione dell'alta capacità e dell'ammodernamento dell'autostrada 4, chiaramente ci fu una preoccupazione per quello che poteva accadere al territorio, ma si voleva però intervenire per risolvere una situazione di frammentazione già esistente. Cioè, vedete in questa foto, questi erano i due ponti dell'autostrada, i due vecchi ponti dell'autostrada, costruiti secondo la più classica concezione, quindi pile molto ravvicinate, il terrapieno che arrivava fino all'alveo di Magra del fiume e ovviamente tutto il sedime stradale in rilevato con recinzioni che di fatto comprometteva completamente il corridoio nord-sud, se non per qualche piccolo passaggio che era stato costruito in passato più per garantire il passaggio dei mezzi agricoli ovviamente che della fauna o comunque delle connessioni ecologiche. E tra l'altro quest'area era caratterizzata anche non solo dalla presenza dell'autostrada, ma da una difesa spondale molto consistente, quella in rosso, che era chiaramente stata costruita a protezione dell'autostrada, un insieme di insediamenti sparsi, casotte, villette, regolari, abusive, insomma, situazioni un po' particolari, con tutte le annesse recinzioni, perché non era tanto l'edificio il problema quanto tutte le recinzioni che aggravavano questo problema di permeabilità, e poi la presenza di elettrodotti, di una discarica, anche quella degli risalenti agli anni 60, cioè di fatto questa connessione allora non era funzionale.
pur permanendo comunque carattere di importante naturalità, perché se eravamo all'interno di una ZPS, di una ZSC, con ambiti forestali di foreste mesofile, ontanete e anche prati aridi, sicuramente di straordinario interesse. E quando appunto negli anni 90 cominciarono ad arrivare i progetti della TAV e poi successivamente dell'autostrada, tutti gli enti territoriali, quindi il parco, diciamo un po' in prima fila, il comune, anche la Regione Lombardia ovviamente, lavorarono molto perché si voleva prendere l'occasione per risolvere le criticità esistenti. E quindi uno dei primi punti, due primi punti che furono messi sul tavolo furono quelli di una progettazione coordinata delle due opere e comunque di un coordinamento anche delle fasi di cantierizzazione per limitarne chiaramente l'impatto. A livello di progettazione, la linea alta capacità, che era in stadio più avanzato, appunto aveva fatto mostrare da subito un'impossibilità di avvicinarsi al sedime autostradale esistente, e per cui si scelse di traslare l'autostrada verso la nuova infrastruttura ferroviaria, anche per allontanarla da quel centro abitato che vedete riquadrato in rosso, che chiaramente risentiva molto del disturbo della tangenziale, cioè dell'autostrada. Quindi l'obiettivo sostanzialmente era quello di, oltre a creare, della spostare l'autostrada, creare delle infrastrutture permeabili, cioè con una concezione progettuale che ne consentisse, cioè che non avesse più il terrapieno su tutto il sedime, ma che fosse su pile permeabile, quindi con la possibilità di passaggio. Poi l'eliminazione di tutti questi insediamenti sparsi che erano in fascia A e B di PAI, e anche una razionalizzazione degli elettrodotti, che ovviamente anche a servizio dell'alta capacità dovevano essere adeguati. Questo per ripristinare, almeno nella fascia più prossima al fiume, il corridoio. E appunto nel 2004 poi le ferrovie, che come dicevo erano uno stadio più avanzato di progettazione, comunicarono l'avvio dei lavori. Ma subito emerse il problema che non si poteva cantierizzarle in contemporanea, e questo portò a nuovi incontri, riunioni e a un successivo protocollo di intesa che prese atto di questa impossibilità di cantierizzazione contemporanea, ma mise sul tavolo, e qui fu il Parco del Ticino chiaramente a premere molto, nuove compensazioni proprio per bilanciare questa incompatibilità che purtroppo non era superabile. Qui nel 2009 vediamo la TAV, l'alta capacità ormai realizzata, e l'autostrada che è ancora nel suo vecchio sedime. Nel frattempo però il concessionario aveva presentato il progetto dell'autostrada e il Parco del Ticino ribadì che era necessaria la rimozione dei due vecchi ponti autostradali, la rinaturalizzazione del rilevato, che quindi doveva essere eliminato e ridato ai boschi, o comunque contestualizzato con quello che c'era intorno, l'acquisizione di tutti quegli edifici, la demolizione e poi una ridefinizione delle compensazioni. Qua, come vedete, nel 2008-2012 viene siglato l'accordo, perché comunque anche in questa fase fu molto molto difficile far accettare certe compensazioni, eccetera, perché insomma ci fu un momento anche di tensione con avvocati e cose, perché l'accordo non era così chiaro, soprattutto rispetto agli impegni precedenti. Di fatto però nel 2012 si arriva a una quadra, infatti adesso anche con SATAP c'è un ottimo rapporto, insomma si è riusciti a lavorare veramente insieme e ad adempiere a tutto quello che era previsto. E oggi abbiamo, questa è ancora una foto di qualche anno fa, la linea ferroviaria, l'autostrada A4 in costruzione, in avvicinamento, e il vecchio sedile che viene dismesso. Chiaramente un'altra delle prescrizioni che era stata data era che le pile dei lunghissimi viadotti fossero parallele, in modo da consentire il passaggio. E questo, adesso vi faccio vedere molto molto velocemente delle foto, fa vedere la dismissione dei ponti, tutto il progetto di rinaturalizzazione del vecchio sedime, che qua vedete, insomma, è un'opera veramente anche imponente, sono circa 20 ettari completamente rinaturalizzati che adesso sono stati acquisiti al patrimonio del parco. E queste sono sempre foto che riguardano la dismissione del sedime, la realizzazione di aree umide, anche di una galleria artificiale,
Scusate, ma 3 minuti mi hanno sconvolta. Ti avevo detto 5 minuti. Qui sono stati demoliti i manufatti e adesso i terreni, qua vedete la situazione antecedente con tutte queste casotte sparse, qua una foto recente di Google dove non ci sono più, sono state smantellate le recinzioni e questo ci ha permesso di inserire quest'area all'interno di un progetto LIFE che è in corso ora, stiamo andando in affidamento, dove saranno effettuati appunto interventi forestali e su dei vecchi dei laghetti che erano presenti in quella zona, che verranno riqualificati, sistemati, perché erano di fatto tutti dei giardini, quindi immaginate la presenza di ornamentali esotiche, c'erano dromedari, c'era veramente di tutto in quella, no, giuro, non sto sparando, giuro. Sono circa 20 ettari, anche nella parte sud invece è molto interessante perché è una zona di prato arido e anche questa è stata già oggetto di altri interventi di compensazione dove è stata potenziata la presenza di queste specie xerofile già con un finanziamento di Terna e questo è uno di quei laghetti di cui vi parlavo che adesso è veramente poco ospitale per la fauna, è molto molto banale, semplificato, e che questo prossimo autunno-inverno verrà riqualificato con la realizzazione di un prato umido, di una zona arbustiva, insomma tutti interventi che chiaramente vanno intesi come rafforzamento della connessione ecologica o comunque della potenziale area sorgente. Quindi diciamo che in questo caso due opere che quando sono state presentate avevano destato molta paura per quello che avrebbero potuto portare sul territorio, grazie a un lavoro fatto molto bene dagli enti territoriali, quindi non solo dal parco ma da tutti gli enti che hanno tenuto anche duro su certi momenti, in certe situazioni problematiche, hanno portato oggi ad avere la restituzione di un territorio che era stato sottratto all'ambiente, agli ecosistemi e oltretutto con un ampliamento enorme della fascia golenale, la necessità di non costruire più quell'argine lunghissimo che avete visto prima, che infatti adesso è ancora presente perché il Ticino non ha avuto piene, ma ci auguriamo che spazzi via presto tutto quello che non è stato già rimosso e quindi anche un vantaggio ovviamente economico, perché questo argine che continuava a essere ricostruito costava ogni volta circa 400 milioni di euro. Cioè, speriamo che arrivino, visto che nel parco la EMIS c'è, speriamo che apprezzi l'intervento e vada a colonizzare queste aree, queste nuove aree messe in disponibilità. Grazie Valentina, nonostante il mio terrorismo cronometrico sei riuscita a stare nei tempi benissimo. Tra l'altro mi sembra che ci hai presentato un caso in cui la costruzione di un ponte, il rifacimento di un ponte diventa occasione di riqualificazione fluviale e questo in Italia potrebbe essere la risposta a molte criticità che abbiamo. C'è spazio per una o due domande? Prego. Sì, conviene che vieni qui? Ok, benissimo. Mobile. Sono Giorgia Gaibani della LIPU, più che una domanda è uno spunto perché appunto la presentazione di Valentina, dove ci sono appunto la citazione di Habitat in direttiva, Rete Natura 2000, è uno spunto per ricordare che ribadendo l'importanza di una pianificazione integrata è fondamentale trovare anche una sinergia nella riqualificazione fluviale tra quella che sono gli obiettivi della direttiva acque e gli obiettivi delle direttive Habitat e Uccelli. Questo già durante la pianificazione, progettazione, sino poi al monitoraggio che a volte viene trascurato. Non è una cosa facile sicuramente, però è fondamentale per poter raggiungere appunto una piena riqualificazione ambientale, ripristinare o creare dei corridoi ecologici. Grazie Giorgia, questo è un tema sicuramente centrale su cui anche noi come CIRF negli anni ci siamo spesi. Vittorio, pongo lì. Salve, io sono passato 9 giorni fa sotto i ponti del Ticino in canoa e ho trovato una situazione molto disordinata, nel senso che mi sembrava ancora che fosse aperto il cantiere, cioè non c'era la continuità che riferite.
si passa a malapena, le lance a motore non riescono a passare, quindi secondo me la causa è dovuta alla dimensione delle due linee ferroviarie e autostradali, che sono larghissime. E ho notato proprio che con i ponti quanto più sono, cioè è direttamente proporzionale il disordine che si trova sotto alle dimensioni delle linee di passaggio, insomma. E quindi lo metterei più per farei fare attenzione, insomma, ecco, quando ci sono queste grosse linee di passaggio bisogna stare più attenti, controllare che tutto venga distribuito meglio, eccetera eccetera, perché va messo ordine, mentre ho visto molto ordine sopra. Ci sono delle vie di passaggio sovrastrutturali ottime, ma sotto nell'acqua è un po' tremendo, si passa malapena, è pericoloso. E quindi sta parlando del Ticino o dei rami laterali? No, sto parlando del Ticino. C'è l'acqua così? No, non ce n'era pochissimo, perché le risaie non assorbivano più acqua. Ormai le mietiture erano state fatte, quindi ce n'era abbastanza e si passava malamente. Quindi, scusa Vittorio, ecco. Per disordine intendi presenza di rifiuti in alveo? Non ho capito. No. Per disordine intendi presenza di rifiuti, sì, in alveo? Cioè, se non si capisce bene dove passare, dove c'è ancora disordine cantieristico, direi, sotto i ponti. Insomma, ci sono sberle da 6 corsie sopra, no? Quindi io faccio un ammonimento a tutti. Va bene, questo è, sì, direi. Posso, sì, spiegare che ovviamente i cantieri, magari tra l'altro, sono ancora qua. Come, scusa? Sì. Integrativo. No, allora i cantieri sono chiusi a poco, anzi quelli forestali sono ancora in corso, cioè non è ancora stato sistemato tutto, e purtroppo abbiamo anche dei problemi di pascolo abusivo negli interventi forestali, quelli realizzati da SATAP, quindi una situazione. Chiaramente io adesso ho dovuto presentare in 12 minuti, avrei enfatizzato magari anche qualche problema con un po' più di tempo, però è comunque un cantiere che si è concluso veramente da poco e va benissimo che ci siano queste segnalazioni, per cui anzi, non è di sicuro, cioè non è il parco magari che può intervenire se c'è un problema di poca percorribilità in alveo, bisogna magari riferirsi più a AIPO, però possiamo essere noi gli interlocutori che poi fanno presente ad AIPO il problema, sicuramente. Grazie, dobbiamo proseguire, abbiate pazienza, ma il programma è molto denso. Grazie Vittorio, grazie Valentina, chiamo subito